Daniele Martinelli, cosa possiamo dire? Missione compiuta? Sì, molto positive le due gare. Quest'anno abbiamo fatto il 10° trofeo Penne Nere a Sovere e abbiamo abbinato anche una gara il giorno dopo Gundersen per quanto riguarda il trofeo Beppe Barzasi a memoria e Nardo Carrara, che sono due persone che hanno fatto tanto per il fondo italiano e per la provincia di Bergamo, quindi è doveroso ricordarli in un certo modo. Abbiamo fatto quest'anno due gare altissimo livello, avendo gente importantissima come De Fabiani, Pellegrino, tutta la nazionale squadra A, tutti gli under 23, under 20, tutti i corpi militari e tutti i comitati. Cosa c'è dietro l'organizzazione di una due giorni del genere? C'è tanto lavoro e passione, perché io inizio verso il mese di marzo, quando sono quasi a termine le gare di sci di fondo, a contattare tutti i migliori atleti sulla piazza in quel momento per poterli invitare qua alle nostre gare in Bergamasca. Quanti volontari potete annoverare? Essendo un gruppo molto fiatato, sia il GSA di Sovere che il 13 Crusone, con la collaborazione dei Carabinieri in congedo, la sezione ANA Alpini, Protezione Civile, così in quei due giorni qua facciamo intervenire sul territorio per darci una mano sui percorsi di più di 100 persone. Siete stati l'emblema che, insomma, i famosi campanilismi che esistono tra i vari paesi e tra i vari sci club si possono abbattere per la riuscita di un evento. Sì, l'abbiamo noi molto abbattuti molto felicemente, perché ogni anno che io organizzavo a Sovere il trofeo Penne Nere c'era sempre lo circuito 13 Crusone a darci una mano come supporto. Quest'anno abbiamo deciso di collaborare e organizzare quelle due gare qua a altissimo livello. Cara Bergamasca, che ha sempre creduto nello sci di fondo, lo segue tuttora con grande entusiasmo, questo bisogna farne atto. Sì, io anche, perché nel 1980 in avanti ho fatto 6 anni di squadra nazionale B, quindi io ho passione, poi molto sentito in Bergamasca il sci da fondo, perché abbiamo avuto campioni di un certo calibro, tipo Giulio Capitanio, che ha vinto la prima gara di Coppa del Mondo, abbiamo avuto il Fabio Mai, Fabio Santus, abbiamo adesso la Martina Bellini, la Mai Valentina, quindi abbiamo anche adesso gente molto forte, squadra A, quindi siamo molto felici e contenti. Senza dimenticare ovviamente i fratelli Pasini, che sono ormai dietro alla barricata, tutti e due. Sì, adesso stavo per dimenticarlo, ma poi abbiamo avuto Pasini, che è nato campione del mondo insieme a Zorzi e adesso fa attualmente l'allenatore della squadra A di Coppa del Mondo femminile, e il Pasini Fabio, che attualmente è lo skipper della squadra Under 20. Sicuramente io sto già pensando da ieri sera al prossimo cosa fare, dove fare la gara, le due gare, che secondo me è un formato molto positivo. Anche i tecnici qua della nazionale, così come militari, mi hanno detto che è un bel Gundersen, quindi vorrebbero che io la rifacessi. Sicuramente l'anno prossimo a settembre ci rivedremo. Sì, quest'anno, gli altri anni, ho avuto modo di vedere Colonia, campione del mondo olimpico, lo svizzero, qua 2 anni di fila l'ha vinto. Ho avuto modo di invitare e vincere il Cernuvo, il russo. Ho avuto modo di invitare e arrivare ai primi 3 o 4 i francesi, Magnifica, e così. Quest'anno per un pelo non sono riuscito a portare qua la squadra dove si allena Pellegrino, De Fabiani, i russi, che si avevano fatto la ciliegina sulla torta.